Live dalla sala stampa dello stadio Alfredo Viviani per la consueta conferenza stampa di Mister Lerta in vista del 12° turno di Serie C Now tra Potenza e Catania. Passo subito la parola ai colleghi del Media Partner La Nuova TV. Mister, buongiorno. Buongiorno. C'è stata una settimana quasi di lavoro, visto insomma da lunedì fino ad oggi compreso. Dove ha lavorato con più insistenza? Sulla parte tecnica e tattica per trasferire più nozioni della sua idea di calcio o anche sulla testa dei ragazzi? Dal punto di vista motivazionale, non parlo di psicologia, magari di tirare qualche motivazione in più ai ragazzi. No, ho lavorato sull'aspetto tecnico-tattico, sull'aspetto atletico. Abbiamo fatto una settimana, come hai detto te, quasi tipo, perché è stata un po' più lunga delle precedenti, ancora non completa, però abbiamo potuto preparare sufficientemente bene questa gara, quindi abbiamo toccato tutti gli aspetti che si debbono toccare e quindi siamo pronti per questa partita contro un'altra squadra importante. Mister, buongiorno. Una curiosità, diciamo, extra. La decisione di allenarsi a porte chiuse è determinata da un'esigenza di ritrovare concentrazione, non lo so, purtroppo mi faccio portavoce di quello che mi è stato detto, viene trasferito all'esterno un'immagine di chiusura, poi oltretutto la società ha deciso di non far partecipare nessun tesserato alle trasmissioni televisive, e in un momento nel quale magari dire una parola in più secondo me può servire per trovare un po' più di entusiasmo, soprattutto un po' più di equilibrio nella tifoseria che in questo momento è un po' spaccata. Volevo sapere se la decisione è una decisione sua e per quale ragione è arrivata. No, allora, per quanto riguarda le trasmissioni non è... No, le trasmissioni, diciamo, le porte chiuse. Non credo di centrare, che la società che prende la decisione in maniera più assoluta. Per quanto riguarda le porte chiuse, no, le porte chiuse credo che tutte le squadre hanno bisogno di lavorare con la massima serenità, con la massima concentrazione, e quindi credo che le porte chiuse per adesso devono mantenersi tali, perché abbiamo bisogno io ho bisogno di conoscere meglio i giocatori, ho bisogno di avere l'opportunità, se devo dire una cosa anziché un'altra, di poterlo fare, no? Quindi credo che questo sia, lo capiate, sì. E possiate mettermi nei miei piani, insomma, no? E quindi niente, per il resto se era questa la premessa, no, ti ho risposto solo... nel senso, sì, esatto. Sì, solo questa curiosità. No, senza nessuna polemica, assolutissimamente. Dicevamo, ci siamo lasciati a Benevento sull'ultima mia domanda, dicevamo bisogna sostituire Porcino, è arrivato questo ragazzo, sì, questo ragazzo Pace. Se ci puoi dire qualche cosa. No, questo ragazzo è un ragazzo che come avete potuto capire viene a sostituire un ragazzo che per ovvi motivi, lo sapete già, ha dovuto alzare bandiera bianca. Ci dispiace, però abbiamo trovato questo ragazzo qui che si è presentato bene sia dal punto di vista motivazionale che dal punto di vista condizionale, ha lavorato anche se non in gruppo, perché comunque ha dovuto sostenere degli allenamenti individuali, però diciamo che si è presentato sufficientemente bene. Chiaro che è appena arrivato 2 giorni fa e anche lui piano piano verrà inserito, insomma. Buongiorno mister, Francesco Lo Scalzo dell'Agenzia ANSA. Centrocampo, Schiattarella fuori, Schiattarella fuori, Laribi fuori, Prezioso, il mancato utilizzo di Prezioso nelle ultime partite è una scelta tattica o una questione di condizione fisica? No, né uno né l'altro, come vedo i giocatori, come credo ogni allenatore faccia le sue scelte. Ha giocato adesso, lui non ha giocato, non ha ancora giocato, ma cioè non c'è una bocciatura, non c'è una scelta definita. Ci sono momenti in cui uno decide una cosa anziché in un'altra, quindi è stato deciso così, ma senza nulla togliere a nessuno, insomma. Buongiorno mister. Buongiorno. Dunque, alla luce di quello che è successo a Benevento, lei ritiene ancora giusto aver impostato quella partita e soprattutto per il futuro crede che questo sia stato un episodio isolato e che quando la squadra, lei l'avrà conosciuta bene, l'avrà allenata bene, cambierà completamente atteggiamento? Io parlo soprattutto delle partite in trasferta, perché diciamo che in casa Potenza deve vincere e quindi dovrà attaccare. Quindi è un episodio isolato
Non ho capito cosa intendi dire, perché cioè, faccio una premessa. Quando faccio le conferenze stampa le faccio per la partita che devo incontrare, quella capito. Che viene dopo è per me già archiviata, cioè soffermarmi a parlare su quello che è successo a Benevento, ve l'ho già detto, dopo gara. Dopo gara non so cosa sia isolato, abbiamo perso 1-0, cosa vuol dire? Cioè siamo abituati ad andare fuori, a comandare, a fare le partite. Cioè Benevento è una squadra di un certo livello, di un certo di... poi se uno decide di difendersi a 50 metri dalla porta o a 20 metri, sono scelte, ma non cambia questo, cioè non vuol dire avere una mentalità o un'altra, capito? A Benevento abbiamo sbagliato, ho già detto, cioè, cosa vuol dire così? Cioè, fare queste cose cosa vuol no, dire? No, vuol dire che... A Benevento ho già detto, no, abbiamo sbagliato una serie di passaggi in uscita nella costruzione, non c'entra niente. Come ci siamo difesi, dove, come, se a uomo laggiù o ci siamo abbassati, perché poi ci sono due fasi, quando hai palla e quando non ce l'hai. Non è che se aggredisci più alto sei più pericoloso, magari intercettassi sempre palla alto lì, però non è sempre così. A Benevento la partita non l'abbiamo fatta quando avevamo palla, perché abbiamo sbagliato una miriade di passaggi tecnici e abbiamo avuto non sufficientemente personalità. Punto. Si cancella, si va, poi vedremo la prossima trasferta che andremo a giocare. Adesso oh no. Abbiamo una partita in casa e quindi abbiamo preparato questa partita. Ogni partita è una storia a sé, cioè ogni partita c'ha una sua storia, ogni partita c'ha un suo tempo, ogni partita c'ha più recupero o meno recupero. A Benevento arrivava dopo la terza partita in una settimana, dove a una domanda, la prima partita a Giuliano, fate una partita di un certo tipo pur non avendo la capacità di durare oppure no? Mi era stata lì, era la terza a Benevento, quindi chiudiamo Benevento, sì, pensiamo sì. A Catania, perché Catania viene domani e abbiamo una squadra forte, qualitativa, una piazza molto importante e quindi è una delle 4-5 squadre che lotterà fino alla fine. È partita male, ma ha l'organico per poterlo fare, quindi pensiamo a questa, insomma. No, io annuivo, no, annuivo sì. Perché mi aveva soddisfatto la risposta, diciamo che è stato un caso isolato, voglio dire, non è un'abitudine, questo... Dicevo, no, mi ha fatto io non so se ecco sarà questo. Un caso, ma io non so se sarà un caso isolato, un'abitudine. Io non so se sarà un caso un'abitudine. Io non so. Io parlo di quello che adesso succede, quello che succederà tra due mesi, potremmo dire è una costante oppure no, oppure cioè questo voglio dire, no? Buongiorno mister Sandro Magrera, Gazzetta del Mezzogiorno. Buongiorno. Parliamo di futuro, ovviamente parliamo di Catania. Di domani. Parliamo di domani. Che partita, che Catania si aspetta? Allora, un Catania, come dicevo, che conosco l'allenatore, che l'ho incontrato 2 anni fa quando ero Vercelli, e nel girone nord, girone A, e quindi il concetto, l'idea di calcio la conosco, i giocatori li conosciamo, quelli del Catania. È una squadra costruita per vincere, è una squadra che vuole imporre, è una squadra che vuole giocare a calcio, è una squadra che a tratti lo ha fatto, a tratti no, come tutte le squadre, è una squadra che ha vinto una partita fuori casa a Brindisi non facile che ho visto, che quello gli ha dato ossigeno, morale, perché comunque le pressioni di una città come Catania, che io conosco perché ci ho giocato anni fa, sono pressioni molto importanti, e quindi il fatto di giocare anche fuori casa per loro può essere anche un vantaggio in questo momento, non lo so. Vantaggio, hanno vinto una partita, quindi avranno un morale migliore di quello di una settimana fa, però noi dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare noi, del tipo di partita che andremo a incontrare e a fare e che abbiamo preparato, insomma, questo è un po'... Che categoria? Noi ho giocato nell'Atletico in C1 e Catania era in C1 level, allora la città la conosco, gli umori li conosco, anche se le tifoserie erano completamente diverse, perché una è Catania e l'altra era l'Atletico, però indirettamente percepivo le situazioni, le pressioni che ci sono in quella città, insomma. Buongiorno mister Francesco Menoma, buongiorno. Potenza. La squadra finora ha vinto le gare contro le compagini di bassa classifica, le ha perse invece contro formazioni di classifica medio-alta. Che segnale è questo? E poi qual è il punto debole del Catania? Tornando alla domanda, come pensa di invertire il trend? Ma quale trend, scusi, che invertire quale trend? No, perché devo... Contro formazioni di caratura. Ah,
Non lo so, penso alla partita che devo fare. Fino adesso quello che è stato prima l'ho visto, ma in maniera marginale. Posso parlare da questi 15 giorni che sono arrivato qui. Questi ragazzi mi hanno fatto vedere delle cose importanti sotto l'aspetto dell'applicazione. Siamo migliorati in alcune cose, in altre lo dovremo fare, in altre ancora lo dovremmo meglio ancora. Però voglio dire, questa è una squadra importante che incontriamo, però ripeto, dobbiamo pensare a noi stessi, a fare noi quello che vogliamo e possiamo fare, e stiamo lavorando per poterlo fare, e dobbiamo cercare di farlo nel più minuti possibili. Sappiamo che incontriamo una squadra di un certo tipo che ha un'idea chiara di quello che vuol fare, che stacca giocatori, che dà molta ampiezza, che crea situazioni di gioco sugli esterni. Questo l'abbiamo vista, la conosciamo, e quindi sappiamo laddove possiamo preparare la partita. Ecco. Mister, buongiorno. Buongiorno. Rocco Nigro, Cronache Lucane, Teletifo. Senta, lei dice parliamo della partita di domani, del Catania. Io dico che è quasi la consorella del Potenza a vedere dei risultati che ha fatto fino adesso, insomma, due sconfitte, tre pareggi, una vittoria, la vittoria di appunto quella con il Brindisi. L'assenza di Sbraga peserà tanto al Potenza oppure no? E come pensa di contrastare questi giocatori che hanno qualità, ma è nello stesso tempo è una squadra molto lenta che aggredisce poco. Ma io ho visto delle partite, ho visto una squadra anche Catania, anche se non ha magari in tutti gli interpreti caratteristiche di aggressività naturale, l'ho vista invece aggressiva, l'ho vista che cercava di fare anche quando la palla agli avversari di essere aggressivi. Ma non vorrei parlare tanto del Catania, vorrei parlare della mia squadra. Sbraga è un giocatore che fino adesso ha fatto bene e non c'è, e abbiamo altri giocatori che lo sostituiscono, quindi non cambierà il nostro modo di pensare, di interpretare, insomma, via. E quindi sotto l'aspetto tattico non cambierà assolutamente niente, giocherà un altro suo posto, vediamo chi, però insomma sotto l'aspetto dei numeri, se volete, non cambia, giocherà un altro suo posto, noi continuiamo a giocare come abbiamo sempre fatto. Mister, buongiorno. Francesco Cutro, Antenna Sud. Buongiorno. Da quando è arrivato lei abbiamo visto Di Grazia in una posizione non abituale, un po' dietro le due punte. Considerando anche, questo lo dico personalmente, la prestazione non brillantissima di Asensio, l'idea di poter riposizionare Di Grazia insieme a Caturano in coppia d'attacco, cosa che potrebbe andare a rafforzare, aggiungere un uomo anche a centrocampo, è un'ipotesi che ha valutato tra le varie, chiaramente, che ha studiato in questa settimana? Sì, no, può essere tutto, può essere dall'inizio, anche partita in corso, vediamo un po'. Noi abbiamo un'idea chiara di quello che vogliamo fare, poi possiamo cambiare gli interpreti, ma lo spartito deve essere quello, insomma, dobbiamo cercare di essere quello. Però Di Grazia può giocare anche più vicino a Caturano come seconda punta, e possiamo avere un giocatore con altre caratteristiche, magari più da centrocampista che da seconda punta o da rifinitore, sicuramente. Mister, volevo fare una domanda. Parliamo di Catania, di un suo ex giocatore, Chiricò. L'hai avuto a Lecce 10 anni fa, l'anno scorso a Crotone. Sì. E sicuramente sono tantissimi giocatori del Catania importanti, però quello da attenzione maggiormente è Chiricò. Sì, Mino è un ragazzo che conosco molto bene, perché praticamente l'ho preso da ragazzino nel Lecce, e poi l'anno scorso l'ho voluto lì al Crotone. È un ragazzo che in questa categoria ha una qualità fuori dalla media, è molto bravo nell'uno contro uno. L'anno scorso con me ha trovato la sua migliore stagione, perché ha fatto 14 gol, 12 dei quali li ha fatti fino a quando ci sono stato io, e quindi lo conosco molto bene. Dovremmo prestare, tra le altre, attenzione anche a lui, perché ha delle giocate importanti.
Mister, io le faccio una domanda che spesso i tifosi fanno a noi, noi chiaramente non siamo tecnici, non possiamo rispondere. Noi ci sono dei giocatori che nella rosa del Potenza che non abbiamo mai avuto piacere di vedere in campo, che parlo di Maddaloni, parlo di Listop, eccetera. Ci può fare un attimino, dare una sua idea di questi giocatori che sono arrivati durante il mercato estivo con una certa aspettativa, però che non abbiamo mai avuto il piacere di vedere in campo? Magari gli allenatori hanno sbagliato sempre, magari sbagliano sempre. No, ma io sono appena arrivato, veramente cerco di accelerare, come dire, il processo di attenzione nei riguardi di tutti, no? E rispondo a quello che ho detto prima, qualcuno ha fatto una domanda per qualcun altro, insomma, no? Esatto. E quindi vale la stessa cosa che ho detto per Prezioso, insomma, no? Quindi... Ah, Prezioso l'abbiamo visto qualche volta. Ah, ecco. Prezioso l'abbiamo visto. E... Quindi è ancora però diverso. Lui... So che lei è in fase di conoscenza, giustamente, no, lei, no, però ma... chiaro, cioè, a noi, siccome lo cioè, chiedono, i tifosi vogliono vedere Maddaloni, ma i tifosi chiedono, ma come lei, mai Maddaloni, un giocatore mai? Che è arrivato non ha un minuto. Bristol l'abbiamo spiegato, sembrava che ha giocato una sola partita a Castellammarista, un tempo a Castellammarista. No, magari tra un paio di mesi, a gennaio e febbraio, mi rifate la stessa domanda e sarò un po' più lo faremo, dire, su quelli che arriveranno, preciso. Mister, io velocemente il bollettino infortunati, se tutti stanno bene. No, abbiamo Schiattarella, come dicevamo prima, che non ha recuperato, e poi per il resto di... No, vabbè, l'arrivi, no, dimenticavo lui è fuori. Cioè... Ma tutti e due, che tempo abbiamo? No, allora, diciamo che Schiattarella, io credo che... vediamo questa settimana che viene... Vediamo come viene, in base a questo posso essere un po' più chiari, addirittura potremmo, ma non ci credo poco, però potremmo averlo a disposizione per Picerno, potremmo, parlo con condizionale, ci credo poco, però lui è fiducioso e vediamo, sì, vediamo. Per quella dopo credo di sì, se non ha intoppi. E invece per l'Aribi non ho un, cioè a breve no, cioè a breve nelle prossime due settimane assolutamente no, poi vediamo step by step. No, ancora no, sta facendo un lavoro a parte sul campo, ancora no, perché è reduce da questo intervento qui e quindi sì. C'ha i suoi tempi. Se devo dirvi la verità, mi sto interessando più a quelli che sono disponibili. Lui lo vedo, lo saluto, come va, sto meglio, però non siamo ancora entrati. Cioè, capito, siamo ancora un po' più distanti, ecco, tutto lì. Mister, sì. Volevo distinguere la sì. preparazione da partita da parte dell'allenatore, sì. giustamente, perché sei arrivato da poco, giustamente hai bisogno sì. dei tuoi tempi sì. e speriamo che siano brevi per avere potenza di Lerda, ecco. Però noi abbiamo, almeno io ho percepito una costante in queste 11 partite, che le ho viste tutte, 11, in casa, sì. in casa e fuori. Sì. Cioè ho visto, probabilmente ho anche sopravvalutato l'organico durante l'estate, nel senso che credevo che questo Potenza fosse una squadra forte, non solo qualitativamente, anche caratterialmente, proprio per la presenza di determinati calciatori che hanno un peso specifico. Io in qualche partita, non l'ultimo e il primo tempo di Benevento, ho visto una squadra come se fosse un po' seduta, un po' spenta. Dipende dalle caratteristiche personali di ogni calciatore o da una questione fisica che non ti aiuta ad essere particolarmente brillante nel campo? Ve l'ho già detto, nel senso che secondo me questa squadra qua dal punto di vista atletico può solo che migliorare. E quando voi lo sapete, perché bene o male a calcio abbiamo giocato un po' tutti, se uno sta bene fisicamente, che riesce a correre, che riesce a recuperare meglio, è più lucido, trova la giocata migliore, sbaglia di meno, le scelte le fa più correttamente e quant'altro, quindi questo è un dato di fatto. Per quanto riguarda tutto il resto, chiaramente poi diventa un po' una questione anche personale, nel senso delle caratteristiche, più personalità, meno personalità, più attitudine di un altro all'habitat dove ti trovi, magari uno, e queste cose qua si possono anche migliorare, però sono cose intrinseche di ognuno di noi. Però io non voglio andare a ritroso quello che è stato prima, voglio ragionare in quello che ho visto. In quello che ho visto dei passaggi anche importanti in quello che noi facciamo, in quella che è la nostra idea. A tratti sono venute, a tratti meno,
però vedo, vedo in tutti la voglia di crescere, di migliorarsi, quindi dobbiamo solo avere un attimino pazienza, in questa pazienza dobbiamo cercare di fare i punti, perché poi sono quelli che, come dire, che ci servono. E poi per quanto riguarda il valore, la squadra, sai, ogni anno io noto che tutte le categorie migliorano, cioè, perché comunque ci sono tanti calciatori, la Serie B è piena di calciatori, quelli che giocano di meno scendono, e quindi quella che, se uno guarda la propria squadra, dice l'ho migliorata, però poi devi metterla a confronto di tutte le altre, e quindi tutte le squadre si migliorano, capito? Cioè ci sono fior di giocatori che... No, in tutte le piazze, no, in tutte le piazze, cioè faccio l'esempio, no, il Taranto l'anno scorso è entrato un allenatore, ha fatto un certo di campionato, quest'anno ha messo dentro altri giocatori e ha alzato il livello, cioè voglio dire, no, è una squadra non lì per caso, non sono lì per... e quindi il livello è cresciuto, ma non solo nel girone C, nel girone A, io noto perché vedo, no, dici ma cavolo, quello ha preso il tizio Caio sempre, sì, però anche l'altra squadra si è adoperata. Ma proprio perché squadre di Serie B, giocatori che alzano il livello, che magari a gennaio non trovano spazio, magari a luglio rifiutano la C, a gennaio dicono ma scendo, e l'anno dopo ci rimangono, e quindi aumenti il livello, credo che per guardare il nostro girone, cioè non c'è il Catanzaro, non c'è il Pescara, però le squadre che magari prima non erano lì hanno ridotto molto la forbice, secondo me, per quello che ho visto prima da fuori delle partite e sto vedendo adesso. Ok? Senta mister, io le ripropongo la stessa domanda che ho fatto quando lei era appena arrivato, no? Sì. L'altra sera avevo un foglietto a fianco, ho contato almeno 25-26 passaggi sbagliati. Quindi, diciamo, di quando è di Benevento? Di Benevento. Non parliamo più di Benevento, ho già detto no, prima. No, sì. Dico, no, mi segue. Sì. Dico, in questa settimana lei ha fatto questo lavoro, diciamo, sul palleggio. Che sul non sbagliamo più i passaggi. Ma lei pensa che in due giorni lei ha mai giocato calcio, no? Sì, ho giocato. Allora in due giorni uno... No, due giorni. Quello è stato un discorso, il passaggio sbagliato può succedere a tutti, capito? Cioè, poi quando si sbaglia troppo magari può essere anche una questione però di personalità. Se è una costante, se in 11 giornate è una costante. Ma in 11 costante... giornate io non lo so, posso parlare da tre, capito? Che non sono già tre giornate. Come? Che non sono mica poco tre giornate, voglio dire. Sono passati dieci giorni, abbiamo fatto tre partite in 10 giorni, in 12 giorni, quindi mi sembra. Ma dove vuole arrivare lei? Mi dica. Voglio arrivare? Voglio arrivare a capire, insomma, la qualità di questi giocatori. Ecco, la qualità, ho già detto, per me è una qualità che adesso sta venendo fuori, vediamo tra un paio di settimane, tra un paio di mesi, a che punto siamo, insomma, no? Adesso quindi, cioè mi sembra che qua non ci sia una parte che dice questi giocatori non vanno niente e gli altri che dicono per me valgono tutti, poi vediamo alla fine, no? Vediamo alla fine come siamo. Adesso siamo solo tre partite, io ho fatto tre partite, ho azzerato quel che... vedo i ragazzi che all'unisono mi seguono, vedono che l'idea di calcio che vogliamo portare avanti sono convinti di poterlo fare, e poi dobbiamo avere un attimino di pazienza, cioè dobbiamo avere un attimino. Non credo che vi hanno detto che il Potenza a 11 domeniche, dopo 11 domeniche doveva essere primo o secondo, no? Credo io, non so. Non so. No, ma la portata non c'è niente. Lei pensa di incontrare Monterosi, ma col Monterosi pensa che sia facile giocare con Monterosi? No, ma ce ne sono tre o quattro che spendono 10 milioni di euro, e se spendi 10 milioni di euro puoi pretendere anche qualcosa in più, no? Perché Catania, il Benevento, queste squadre qui hanno speso dei quattrini, cioè, capito? Non è che non le spendono. Quindi, però le altre non è, abbiamo detto che il livello è quello lì, insomma. Ma no, a livello anche quelle ipoteticamente che considerate basse sono squadre importanti, cioè, capito? Poi alla fine, quando si dicono le somme, indipendentemente se è stata la partita di prima o la partita di che verrà, sono i risultati quelli che contano. Assolutamente, cosa vuol dire questo? Questo per dire che, voglio dire, alla fine tu puoi giocare, voglio dire, con Monterosi e fare risultati. Poi
hai 6 partite con squadre che sono costruite per andare oltre e i risultati restano un po' nel dubbio. Non riesco a capirvi, comunque va bene così, ok? Grazie. No, c'è un'altra domanda. Prego. Dopo un'altra, diciamo, quasi una settimana intera di allenamento, la condizione fisica della quale abbiamo parlato nelle precedenti conferenze stampa è un po' migliorata rispetto a quando è arrivata? Abbiamo lavorato in maniera, diciamo, intensa, abbiamo messo un lavoro atletico, aggiunto un lavoro atletico, il primo allenamento che secondo me porterà i suoi frutti e quindi credo che da quel lato lì, come vi dicevo, possiamo solo che far meglio. Perfetto. Ultima domanda, okay. Cicciolano. A parlare del Catania, ci sarà un difetto degli etnei che ha studiato in particolar modo in queste settimane e poi continuando il campionato, qual è la squadra che l'ha sorpresa favorevolmente e qual è quella che l'ha delusa? È troppo presto per dirlo perché sono passate appena 3 domeniche, quindi secondo me le squadre che stanno facendo bene sono lì, la Juve Stabia sta facendo molto bene, secondo me non è lì per caso. E poi ci sono le altre che sono state costruite per fare campionati importanti, tipo il Catania, tipo il Crotone, che alla lunga i valori verranno fuori. Insomma, magari adesso hanno un attimino un po' di hanno perso un po' di tempo, però alla lunga i valori verranno fuori. La conferenza stampa termina qui, ringraziamo Mister Lerda e tutti coloro che ci hanno seguito tramite il media partner La Nuova TV. Grazie.